Dopo il recente incontro al Parlamento europeo del presidente lombardo Attilio Fontana sul tema della qualità dell'aria e i limiti troppo stringenti imposti alla Lombardia, e dopo che era stata annunciata la notizia di un'apertura verso una possibile revisione della direttiva europea, Fontana è tornato sul tema in occasione di una mozione approvata in Consiglio regionale con cui si chiede di perseguire una politica di transizione ecologica attenta alla peculiarità del territorio, delle sue caratteristiche economiche, sociali, ambientali e morfologiche. Per la prima volta l'Europa si è accorta che certi territori, tra cui il bacino padano-veneto, vivono una situazione anomala dettata e determinata dalle questioni orografiche, per cui è chiaro che per la prima volta, e la cosa mi fa piacere, l'Europa ha dichiarato che intenderà valutare questa situazione, perché il concetto è questo: la legge perché è stata istituita, i limiti perché sono stati istituiti per non immettere in atmosfera più di una certa quantità di sostanze. Noi siamo un terzo del massimo stabilito dalla legge, quindi abbiamo rispettato la legge. Poi che le condizioni facciano sì che purtroppo l'aria non circola e in certe zone ristagna è un altro fatto, bisognerà trovare altre soluzioni, ma per eliminare quel problema bisognerebbe chiudere tutto. La mozione presentata dal consigliere Riccardo Pase evidenzia così le criticità che la nuova direttiva europea, secondo la Lega, apporterebbe alla Lombardia a causa dei limiti troppo stringenti. Dei limiti irraggiungibili pone degli obiettivi che per noi costerebbero la riduzione, ad esempio, del 75% del traffico veicolare, il 75% di tutti gli impianti a gas, la riduzione del 75% di tutte le attività industriali, il 60% di tutti gli allevamenti bovini e suini. Un aggiungimento che non possiamo pensare di raggiungere. Noi cosa diciamo? Diciamo che l'inquinamento pro capite netto di ogni cittadino lombardo è uno tra i più bassi d'Europa. Il problema è la conformazione della nostra struttura. Siamo in un bacino padano, passa poca aria e per cui rimane l'inquinante. Quindi non possiamo raggiungerlo. È come pensare di raggiungere una persona di 2 metri, chiedere che arrivi a un peso di 50 kg. È impossibile a meno che non si tagli un braccio. Ecco, l'Europa vuole tagliare un braccio a Lombardia, vuole utilizzare gli aspetti ambientali per colpirla nel cuore dal punto di vista economico e produttivo, cioè la Lombardia. Questo non può essere accettato.